Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante e Perla Nuzlocke, sempre in compagnia di... Windra, salve a tutti! Ebbene sì, siamo tornati su Pokémon Diamante e Perla, siamo qui davanti al ponte perché dobbiamo sfidare il nostro rivale. Penso che ormai tutti sappiate che dobbiamo qui, esattamente proprio al centro del ponte, sfidare... A me si chiama Queen, non so come si chiama Windra il rivale. Si chiama come te, carissimo. Oh, perfetto! Oh. Qualcuno dovrebbe accertarsi, vabbè, sì, dai, sì. Ci dobbiamo sfidare. Oh, vediamo un po'. Quale sarà mai il primo Pokémon? Ma non lo so. 10 oh, Starevia! Sono sorpreso! Mamma mia! Oh, non me l'aspettavo! Casualmente ho Volt Squeak! Che incredibile! Che fortuna, ragazzi! E poi lo segno! Mamma mia, va! Madonna mia! Non ho visto quello dopo, va bene lo stesso! Oh, ok, madonna, livello 31. Io sono quasi al 40, mamma mia. Oddio, Heracross, no, via. Addio, via. Starevia. Vi andiamo col prossimo Pokémon. Vai. Attenzione alla zuffa. Cambia Pokémon. Chi mette? Mettiamo Proxy, vai, che c'ho lanciafiamme, vai. Vai, vieni, se c'è il coraggio, vieni. Mamma mia, questa host è bellissima, ragazzi. Non vi ricordate la top 10 che ho fatto molto tempo fa sulle reclute? Bonita! Allora, Heracross livello... No! Ho fatto notte spezza! Madonna, quanto cazzo sono stupido. Dannata me la mia furia nel premere i tasti. Ridi. Mamma mia. Che adesso contro Grotto le prendiamo. Ridi. Non mi fare tanto. Aia, che male sto coso, aia. Ok, non mi ha tolto tantissimo. Lancia fiamme, motherfucker, vai. Speriamo di shottarlo. Oddio, un po' di vita gliel'ho tolto. Dai. Oddio, brutto colpo. Ok, sì. Oh mio Dio, Dio, siamo resistenti. Oddio, siamo vivi. Mamma mia. Vivi. Meno male che non ha zuffa. Rubira ha rischiato tantissimo. Oddio. Poi quando il chess del futuro editerà, si divertirà a guardare. Allora, qui c'è un piccolo problema. Perché Monferno, se non sbaglio, ha già zuffa. Io come lo batto? Allora, io metto Volt Squeak, basta. Perché purtroppo non posso mettere Bibarel, se no me lo manda KO. Sì. Madonna, io volevo fargli surf in faccia. Occhio. Vabbè, tanto Volt Squeak ce la dovrebbe fare. A che livello sei, piccolino? Che 35, giusto il livello in cui impara zuffa. Pezzo di merda. Occhio. Vai con fulmine, vai. Sciottalo. No, sciottalo, Dio, noi. Un po' impossibile. Andiamo. Dai. Comunque, io avrei una richiesta. Benissimo. Dica. Ho una richiesta. In un video a parte, sì. lei, proprio lei, mi deve cantare tutte le host di Sinnoh. Oh mio Dio. Perché voi ragazzi purtroppo non sapete che ultimamente ho ideato un nuovo metodo per sincronizzare i video, che consiste non nel contare i numeri per leggere e sincronizzare in base a dove sta la registrazione. No, troppo scontato. No, io devo cantare la host. Quindi prima di registrare Quinta deve sentire a me che faccio. Le risate, voi non potete... Ecco da cosa è nata questa bellissima richiesta. Beh, dai, bisogna scintilla. Fare le canzoni, tutte le canzoni le dobbiamo cantare. Se no facciamo la sfida a chi le canta meglio. Occhio che... Ma sì, dai, si può fare. Allora, io sto battendo tutto e tutti con la mia Volt Squeak, perché è femmina, ho detto anche bene. Tra l'altro, ho utilizzato tutte le mosse, quindi adesso posso persino fare ultima scelta. Meglio di così, non potrei chiedere. Quindi, io vai. Sono già l'isola ferrosa. Oh, che bello. Sono portato avanti. Ah, ma tu hai accelerato. No, Lizza. Non è vero. No, non è morto, ma veramente. No, gigassorbimento, sì. Non mi interessa. No, sì, ho accelerato di brutto. Sì. Mamma mia. No, io... Cioè, non ho voluto accelerare. Però adesso sto cambiando idea. Rip, tanto fai schifo. Oh, livello 40 per Volt Squeak, perfetto. Intanto sfido un po' di gente qua a caso. Ok, bene, io in mi questo universo. Un attimo qui dentro, curiamoci. E flincia! Brava, Rubira, brava! Ok, allora ragazzi, una cosa importante che vi devo dire. C'è un Pokémon in particolare che si è allenato tantissimo durante tutto questo periodo di assenza, ovvero Anno Zero, che sta a livello 36, che adesso finalmente faremo evolvere, perché a livello 37 si evolve. Io ho aspettato a bella posta questo momento per farvelo vedere, quindi mi raccomando, like per questo sforzo. Leaks.
Dix, andiamo, va che... Ah, qui comunque ci prendiamo tutti Riolu, ovviamente, perché è scontato, su via. Io no, purtroppo. Ho deciso di rimanere fedele ad Anno Zero, non fa niente, su via. Io no, Pancia, mi sa che tra poco. Dov'è il tizio? Perché non c'è il tizio, Queen? È giù a destra, cioè giù a destra in teoria. Ok, a destra. A sinistra che c'era, non mi ricordo. A sinistra c'è uno strumento e un campeggista. Ah, ok, va bene, sì, vado subito. Che se la gira. Maricio dovrebbe essere vicino a lui. No, allora io no. Però non voglio fare l'incontro, che palle. No, tanto qui non si trova nessuno. Dai, non fa niente. Mettiamo subito il super repellente. Sennò veramente qui è un incubo. Super repellente. Super repellente. Dove sei? Eccoti. Arrivi, carissimo. Come l'impressione che i venti non bastano. Adesso non fai più il ribellino con davanti sta Raptor. Oddio, Laxio. Che bello. Ah, tra l'altro, ragazzi, ha imparato calcio in volo. Io non lo utilizzerò mai quando registro, perché non esiste proprio. Altrimenti fallisce e perdo Anno Zero. Oh, livello 37. Bene, adesso si evolve. Ottimo. Chi era l'altro Pokémon? Sarà? Non ho letto. Mi pare di aver letto Starevia. Io sostituisco. Non ci penso due volte. Vai. E io voglio quell'oggetto, però. No, è stanchi. Avevo letto male. Ok, bene. Forza. Bene. Va bene. Tanto ormai. Figuriamoci. Perfetto. Via così. Evolution. Vai. Anno Zero si sta evolvendo. Wow. Speriamo che impari qualche mossa di tipo psico, perché mi serve. E invece fune di fuga. Posto, postissimo. Ma io non ho mai capito perché ci sono questi baridi qua dentro. Qualcuno me lo deve spiegare, per favore. Ah, boh. Non capisco. Impara niente questo galeone di merda, madonna. Galeone. Questo l'ho rubato da Zeb. Qualcuno dovrebbe saperlo, ecco. Cheat, devi mettere la citazione. Ah, ok, sì, è vero. Cheat. Allora, altro bivio, altre sorprese. Ok, io salgo qui. Ah, qui e scendo Marisa. Qua. Vai. E invece di qua chi c'è? Chi c'è? Certo che qui c'è uno da fare che cammina. No, qui ci sono tutti quelli che camminano. Mamma mia, che bello, fanno tutti footing. Via, schivato. Yes. Codacciaio. Oddio, l'ho schivato. No, però io non voglio fare queste cose. No, dai, voglio combattere. E tac. Starevia. Ma proprio Starevia doveva capitarmi. Ma vaffanculo, io. Ma io non lo so. Che cazzo è. Ma non pensare che io lo lascio. Infatti, attacco rapido. Ok, non voleva fare niente. Dai, era bravo questo Starevia. Ah no, era assalto. Tiene sto pezzo di merda. Cherrim. Vieni, Cherrim. Dai, vieni. No, no, peccato. Crepa. Oh, qui ho rischiato, ragazzi. Però, contro Cherrim a combattere con Castorella. Guardate che ho rischiato un bel po', Like per questo. Leak. Basta chiedere leaks. Mamma mia. Basta. Mi sto perdendo. Scusate. Un leaks per me. Grazie. Oh, perfetto. Bene. Non so. Abbiamo perché sto utilizzando le super pozioni. Perché le super pozioni? Sono stupido. Ho comprato le iper. Vabbè, allora facciamo così. Un leaks se volete sentirci cantare. Ok, spettacolo benissimo. Assicurato. Like per quel video che ha detto Quindra. Così, dai, facciamo come ciccio. Vendiamoci così. Oh, sì. Perfetto. Adesso ho venduto anch'io. Oh, adesso siamo dei veri venditi. Oh, come perfetto. Adesso possiamo così. Andare alle fiere. 150 like, pack opening. Non è uno scherzo epico? Oh, fantastico. Ricco di sorprese. Mi raccomando, ragazzi, continuate ad inviarmi i codici del CG del T. Vabbè, sì, avete perché capito? Io sono perché povera, io lo faccio per voi. Io non voglio comprare i pacchetti, quindi inviateveli voi. Grazie mille. Che poi mi sono arrivati veramente i codici. Ecco, a parte gli scherzi. Allora. Scherzo, ragazzi, non inviatemi assolutamente un cazzo, perché al TGC non ci gioco più. Ringrazio coloro che me l'hanno inviato i codici molto tempo fa, però adesso non ci gioco e quindi non lo porterò nemmeno sul canale. Niente. RIP. No, vabbè, ragazzi, comunque, se volete, siete tutti liberi di... Se volete inviarmeli, inviateli, altrimenti no, non me ne frega... A me non me ne frega proprio un cazzo, giusto per citare qualcuno. Che ribellino Mamma che sei. Mia. Mamma Oddio, mia. Oddio, questo ascensore fa il... un epiteto quando scende. Cioè, sono quelle di Fanny, quelle che non ha usato per la palestra, le usa giusto adesso. Per metterci in qualche altra stanza, inutile. Esatto. Mi sa che uno di questi stronzi ci aveva Steelix, è vero? Vediamo un po'. Vedremo adesso. Onyx. Mi sa che stai allo mio stesso punto. Interessante. Io calcio in volo non lo faccio. Te ma lo sono più veloce proprio. Di Lucario. Dai, crepa. Oh, perfetto. Bene. Wow.
prossimo Pokémon sarà Graveler. Oddio, no, c'ho paura. Non avere vigore. Ok, non ha vigore. Bravo Lucario su Stinix, bravo. Mamma mia. Intelligente artificiale. Perché io non ho ancora incontrato Marisio? Dov'è Marisio? Devi scendere la prima ascensore. A sinistra, lo sapevo io. Ecco, sono andato a destra. Un classico. E poi facciamo un acquaggetto su Geodude. Un classico. Vediamo un po'. Tu che hai? Fammi vedere un po' i tuoi Pokémon. Sì, ma questi sono pieni di Pokémon. Guai a te se c'hai vigore che mi incazzo. No, terremoto! No, resisti. No, troppa ansia. Ok, che non mi ha tolto mezza vita, però per favore, Cristo, Dio, perché Medicham non è molto resistente. Abbiate pietà. Io non posso utilizzare calci in volo, che ho paura che fallisce. Non so nemmeno perché l'ho imparato. Ma in teoria abbiamo assorbipugno, Sì, ma c'ha purtroppo il problema di assorbipugno è che c'ha solo 5 pp. Su questo gioco fa schifo. Ma non è, come si fa a dare 5 pp ad una semplice mossa che c'ha tra l'altro 60? Ho capito che recupera vita, però c'ha 60, Cristo. Era dai, troppo OP ai tempi. Mamma mia, che esagerazione. Ormai. Let's get down to business. Hey!